Buongiorno amici, bentornati sul nostro canale. Oggi parliamo di carte di credito, nello specifico di clonazione di carte di credito. Utilizziamo tutti i sistemi di pagamento automatici e spesso i sistemi che utilizziamo vengono contraffatti. Come fanno i ladri, i criminali a contraffare, a clonare le nostre carte di credito o i nostri bancomat? Utilizzano dei dispositivi chiamati skimmer. Allora, vediamo in questo video come funzionano, come vanno a modificare gli sportelli ATM, quelli delle banche dove noi andiamo a fare i prelievi, proprio con lo scopo di clonare le carte di credito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, usciremo con degli altri video sull'argomento. Parleremo di un video dove si parla di clonare bancomat col sistema wireless, col contactless, allarmi perimetrali, truffe, sicuramente tanti altri video, sempre con lo scopo di difendersi da questi attacchi. Quindi guardiamo nello specifico come i ladri clonano le nostre carte di credito. Buona visione! In questo video vediamo come questo cliente, andando a fare bancomat, si accorge che qualcosa non va in questo sportello. Analizziamo insieme cosa non va. Allora, ecco qua, metto un attimo in pausa. Innanzitutto, come potete vedere, qua ci sono dei segni, no? Questa è colla, perché quello che vedete qua non è il vero e proprio lettore, ma è una cover. Guardiamo infatti come si accorge, come viene smontato l'apparecchiatura elettronica che serve per clonare i dati del nostro bancomat. Ecco qui, vedete, colla, si accorge che c'è qualcosa che non va, prova a tirare, ecco qua, vedete, guardiamo com'è, e questo è il nostro skimmer. Cos'è uno skimmer? È sostanzialmente un componente elettronico che va a registrare quello che sono i dati contenuti nella nostra carta di credito. Ci sono diversi modelli di skimmer, guardate per esempio questo altro modello, guardate dove è stato inserito, eccolo lì, vedete, il congegno elettronico è all'interno di questo piccolissimo lettore, no? Che viene attaccato proprio di fronte a quello che è il vero lettore e all'occhio umano, all'occhio semplice, nella nostra quotidianità magari può sfuggire. Come accorgersene? Beh, bisogna stare attento a tutti questi segni, per esempio colla, per esempio guardate qua, vedete che in questo caso la freccia di inserimento del bancomat è coperta, vedete qui? Questo significa che è stato sovrapposto a quello che è il vero lettore un componente, perché normalmente la freccia si vedrebbe, quindi bisogna stare particolarmente attento. Altro aspetto è controllare come i ladri si impossessano del PIN. Vengono spesso, anzi vengono quasi sempre montate delle micro telecamere nascoste. Per esempio, guardate questa. Vedete, in questo caso la telecamera è sotto ed è nascosta. Oppure guardate questo altro bancomat dove c'è lo skimmer e c'è anche la telecamera nascosta in questa cover. Sono veramente tanti i modi che utilizzano i ladri. Spesso vengono montate sui fianchi, nei portadeplian, ci sono dei portadeplian finti dove ci sono all'interno delle telecamere nascoste. Prestate anche attenzione alle tempistiche, spesso agiscono il venerdì perché le filiali sono chiuse. A me personalmente mi è capitato che mi è stata clonata la carta di credito durante il weekend, no? Dove le banche sono chiuse, quindi questi criminali entrano, modificano l'ATM, si posizionano fuori, captano più quanti dati possibili, dopodiché arrivano, smontano tutto. Azione. Ci sono skimmer di ogni tipo, per bancomat, per distributore di carburante, per POS, come si vede qui, questo ladro entra, vedete, monta velocemente uno skimmer esattamente sopra quello che è questo lettore. E quindi veramente bisogna essere particolarmente attenti. Che dire, purtroppo questi ladri criminali cercano in tutti i modi di derubarci, di clonare e di truffare noi che siamo consumatori onesti. Quindi mi raccomando, sempre massima attenzione. Come abbiamo detto, ci sono altri tipi di sistemi, adesso funziona per esempio molto il contactless, e quindi bisogna prestare anche particolarmente attenzione alla clonazione tramite sistemi wireless che diventano abbastanza diffusi. E ne parleremo in un altro video, quindi iscrivetevi al canale, commentate il video, così nel frattempo potete guardare tanti altri video su come potersi difendere dai ladri, dai criminali e dalle truffe.
Mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao a tutti e al prossimo video!